Dicevamo, sì, dovrei potenziare il giardino, ma sono un po' pigro, credo lo farò una prossima volta. No, non volevo vendere, no. Shuriken, potrei portarmeli a questo punto, effettivamente, ma... Vediamo, chissà mai c'è qualcosa di nuovo. Oh, adesso vendono delle pozioni. Ok, lucertola molla. Un giocattolo a molla che evitare le pareti mentre è in movimento. Trappola con fuoco, scale. Ah, puoi mettere scale nel tuo giardino segreto. Puoi scegliere tra due tipi, legno e pietra. Puoi scavare trappole con fuoco nel tuo giardino segreto. Ok, fatemeli comprare. Le scale non so se aiutano, onestamente. Diciamo che non costano. Potrebbero aiutarmi nell'impostare un po' la geografia della mappa. Boh, fatemele prendere, va. Ok, ragazzi, io faccio ancora qualche missione. Buono, due, magari vediamo veloci. Poi voglio occuparmi un po' del giardino perché va fatto. Troppi barbari, distruzione totale. No, vi ho detto che devo fare Akame. Elimina gli uomini di Sadame a foresta degli spettri. Distruzione totale, difficoltà 7. Configgi il capo dei barbari. Uccidi il capo dei... Una sfida, duello. Corvo, sono Giacomo delle Ninja Mosu. Ultimamente voi Asuka vi siete fatti davvero un nome. Non ti dare tante aree solo perché ti chiamano Corvo. Davvero mi fa saltare i nervi. Voglio mostrarti la vera forza delle Mosu. Incontriamoci a Foresta degli Spettri. Onestamente, occupati del generale samurai Goromi. Vedete, se da una parte c'è uccidi il generale di Ichijo Goromi, dall'altro lato della barricata c'è proteggi il generale Goromi. Io direi di fare questa, di sconfiggere il capo dei barbari. Lo so che è una missione che abbiamo appena fatto. Oppure potrei provare distruzione totale, sarebbe impegnativa. A giudicare dalla difficoltà. Dai, proviamo. I miei vassalli hanno scoperto che le truppe di Sadame si sono infiltrate a Foresta degli Spettri. Sadame sta complottando qualcosa di segreto. Voglio che tu coordini i miei subordinati nell'eliminazione delle truppe di Sadame. So quello che deve essere fatto. Riunisci tutti i tuoi uomini e manda quelle truppe all'inferno. Ma io non ho uomini. Se me li dai tu va bene. A parte, io sono un ninja, non dovrei essere esperto nel guidare soldati in battaglia. Ok, l'obiettivo è distruzione totale, quindi so che anche avvistato il fallimento non è un'opzione, oddio. Tipo, ha fatto vedere un po'. Fallimento non è un'opzione, nel senso che tanto devo ucciderli tutti. Dico di nuovo, prima o poi verrà il momento di utilizzare tutto questo. Ma non è questo il giorno. Ma io credevo fossero tutti vicino al focolare. Si prende
Ora scommettiamo che sto rampino va oltre e mi fa spuntare, esatto. Rimangono solo quei quattro. Il problema è che sono tutti raggruppati lì. Dico quello che posso cercare di fare io. Cioè, dov'è questo mio alleato? Tipo qua sotto, sì. Cercare di attirarli in questa direzione. Che cacchio sto tondo di Resident Evil. Vediamo, mi dà l'icona rossa scura perché ovviamente non arriva fino a là, ma se lo lancio lo stesso che succede? No, no, no. Cosa posso fare? Non credo di avere molta scelta. Sai, qui ci scappa il conflitto. La cosa migliore che posso fare è ucciderne uno in fretta e poi occuparmi degli altri tre, magari con l'aiuto delle guardie di Akame. Ovviamente non mi parte l'uccisione. Vedere un po' come degenera la situazione. Dai che ti ho preso alle spalle. Per poco non mi partiva il triangolo su. Vedete, a volte si colpiscono fra di loro. Oddio, oddio. Cioè, a volte si colpiscono fra di loro i soldati. No, ho usato una bomba, hai capito? Non devo rischiare. Non devo correre il rischio di uccidere uno dei soldati di Akame, tipo con una mossa furtiva. E mi sa che questo non mi vede. Learn from mistakes. Sì, insomma, alla fine me la sono gestita bene perché vi voglio ricordare che comunque è a difficoltà difficile. Il gioco l'ho appena cominciato, quindi c'è anche questa difficoltà che io sono abituato al mio dato di salvataggio su PlayStation 2 dove ho tutto, ragazzi, io ho tutto, voi non avete idea, ve ne parlerò più avanti magari, ma io ho il delirio fatto proprio. Troppo belle queste frecce che arrivano là sul muro a consegnarci missioni, cose, carnefice, più 3%, all'entrata io mi sono sicuro, ce l'hai fatta, opera di Gran Maestro, grazie. Tronchi, Tronco è arrivato con la lettera, ok. Sembra che tu ti stia facendo conoscere come ninja. Oggi ti ho inviato alcuni tronchi, usa il rampino e cose simili per lanciarli contro i tuoi nemici. Ti serviranno a difendere il tuo giardino segreto. Ah sì, sono tipo trappole. The activities of the Asuka Ninja are well known to the other ninja clans in Yutagata. Among these other ninja, you are famous, and there is nothing more dangerous than jealousy. You may find your work somewhat more difficult from now. L'invidia è una brutta bestia, signorine. So che è mezz'ora e dico che dovrei occuparmi del giardino e poi non lo faccio. Un gruppo di soldati di Saddam è stato annientato in una sola notte. Si pensa che colpo dove sia un uomo misterioso. Vedete come scende la barra. Ok.
36, 28, 29. In teoria forse dovrei fare ancora la Kame, che è il più indietro, diciamo. Sconfiggere il generale samurai, proteggere il generale samurai, non abbiamo scelto trasporto, prenderò io quel documento. Confondi le forze di Saddam. Ruba il titolo nobiliare. Predico che spariranno come per magia. Vediamo una che rende molto, tipo questa, prenderò io quel documento. Poi no, ho saputo qualcosa di interessante. Sembra che uno di uomini di Chigi trasporti un certo documento abbastanza prezioso. Non possiamo permettere, dicevo, quel denaro. Bla bla bla. Insomma, al solito, ragazzi, dopo un po' le missioni, insomma, ti raccontano la storiella. Ma è sempre quello il discorso. Distruzione totale. Ah, elimina i soldati di Tizio. Elimina i soldati di Caio. Tutte queste cose. Potremmo avere qualche problema qui. Perché questa volta c'è una scorta. Non è come quella che ho fatto prima, sempre di rapina. Vedete qual è il problema? Tutto il santo pellegrinaggio qua. Porca troia, quanti sono. Pessime idea, non ce la farò mai. Ho preso una missione decisamente più difficile delle mie capacità. Qua neanche gli faccio danni. Ma vedete che vi dico. Via. No, non può funzionare mai. Cosa posso fare? Sono troppi. Il fatto è che posso aspettare che si ammazzino fra di loro. No, 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 pessima idea, no, pessima idea assolutamente. Guarda come fanno. No, raga. Non si può fare, sono assolutamente troppi. No, vabbè. Delirio, no, sta cosa la lascio perché è troppo divertente, ma no, assolutamente no. Fast.
Sì, comunque in pratica tutto ciò è stato possibile perché c'è questa missione funziona in questa maniera particolare, questo tipo di missione. E cioè che se tu uccidi il tipo che sta trasportando la cassa, che ha tipo quella specie di corona rossa in testa o non so che cazzo è, le altre guardie non si fermano. A meno che io non ricordi male, nessuno prende il posto di quello e inizia a trasportare la cassa. Che è una cosa molto strana, ma va bene. Stata molto tosta come missione. Ah, ho fatto una cazzata! Avrei dovuto uccidere quel tipo! Quello mi ha visto! Che stronzata che ho fatto! O no? No, sì, infatti, meno 5. Che cazzata che ho fatto! Non ci posso credere! Che grandissima cazzata! Che cazzo stavo pensando? Quello mi aveva visto, l'avrei dovuto uccidere! Ah, è fastidio quando faccio questi errori scemi! Che palle! Vabbè. Non è successo nulla, non è che è la fine dell'universo. Però che fastidio la questione di principio, mamma mia. Boh, regà, con sta missione che si è portata un fottio di tempo, io ho perso la cognizione del tempo, appunto. Però credo di aver tempo per un'altra missione, vediamo. 31, 28, 32. In teoria dovrei fare Akame. Elimina Goromino, grazie. Honcho Shimoyashi è in pericolo. Deve essere un suo. Cosa non vanno per niente. Ho ricevuto notizie che alcuni selvaggi sono arrivati fino a. Ah no, è un posto, ok. Non ho altre informazioni oltre a queste dal momento che il contatto del mio alleato è stato completamente interrotto. Ma si tratta sicuramente di qualcosa fuori dall'ordinario. Scaccia via tutti i selvaggi, ok. Yeah.
Learn from mistakes. Ecco, questo è cosa mi piaceva di questo gioco, fare delle belle sessioni di stealth efficaci, rapide, indolore. Adoro queste missioni fatte così, che mi riescono in questa maniera. Carnefice. Non mi è andato invisibile perché c'è stato un avvistamento. Più 2%. Sento la presenza di amici nel mio giardino, devo difendere la mia casa. Porca miseria. Vabbè ragazzi, tutto per questo video. Nel prossimo difenderò il giardino e poi credo che vi mostrerò finalmente un po' come ritoccarlo sempre per la difesa. In ogni caso, nel prossimo video. Ciao ciao.